Ciao ragazzi e bentornati anche oggi come ogni settimana nuovo video a tema Harry Potter. È da qualche tempo che non spacchettavamo qualcosa assieme e quindi ecco qui, cogliamo l'occasione per aprire questo bel pacco che mi arriva direttamente da EMP Italia. E colgo l'occasione per segnalarvi dei nuovi prodotti appena arrivati sul sito da non perdere. E si tratta dei nuovi due Funko Pop esclusivi di Ron e Ginny in tenuta da Quidditch, che sono da pochi giorni disponibili su EMP e li trovate a 12,90€, quindi un prezzo molto molto allettante. E poi ragazzi, sono arrivati anche altri due oggetti secondo me degni di nota. Si tratta del medaglione Horcrux di Serpeverde ufficiale Warner Bros. Di Harry Potter a soli 19,90€, e quindi anche questo va preso assolutamente, visto che quello Noble costa praticamente il triplo. E poi, a parte questo, è arrivato un oggetto fighissimo. È arrivata la bacchetta di Harry Potter, ma una bacchetta che funge da telecomando. E che ve lo dico a fare, ragazzi, io questa devo prenderla assolutamente per recensirla. E poi immaginate il martedì, quando su Italia 1 fanno i film di Harry Potter, che poi guarda caso hanno copiato il martedì potteriano da qualcuno. Beh, ragazzi, immaginatevi messi lì a letto a cambiare canale con la bacchetta di Harry. Una figata pazzesca, quindi voglio assolutamente provarla. E per invogliarvi ad acquistare queste cose, perché sicuramente lo farò anch'io, ecco che sono qui pronto a passarvi un nuovo codice sconto MP valido per tutto il mese di febbraio. Si tratta del codice VIDEO2018MP, che vi darà diritto a 5€ di sconto su una spesa minima di 30. Ma adesso ragazzi, bando le ciance e andiamo ad unboxare questo pacco che tengo da parte già da fin troppi giorni. Vediamo cosa c'è all'interno. Ok, possiamo congedare il mio bisturi e andiamo ad aprire la confezione. Ragazzi, già vedo tre cose che non vedevo l'ora di unboxare, ma che non farò in questo video, perché si tratta di tre mystery mini di Harry Potter, ma questa volta la prima serie. Io di queste ne ho aperta solamente una, che mi è stata inviata dai ragazzi di Tandem, ed ho trovato Voldemort. Quindi ragazzi, se non voleste perdervi l'apertura di queste tre mystery mini, non posso che darvi appuntamento la settimana prossima, perché farò un video extra dove unboxeremo assieme queste mystery mini di Harry Potter. Quindi settimana prossima vi beccate due video potteriani, ma adesso mettiamo questi qui da parte e passiamo al pezzo grosso di questo unboxing. Si tratta di un oggetto Noble Collection che miravo da tantissimo tempo e finalmente ho avuto modo di prendere. Ragazzi, si tratta, è pesantissimo, non credevo, si tratta degli scacchi magici di Harry Potter. Qui accanto a me un piccolo spoiler, perché in realtà io appunto avevo qualche pezzo di questi scacchi che avevo recuperato con le uscite settimanali della De Agostini, avevo acquistato praticamente le prime 4-5, dato che il prezzo era davvero molto proibitivo per uscire a completare questa scacchiera, c'era bisogno di un grosso investimento e i miei genitori, se io solamente l'avessi chiesto, mi avrebbero probabilmente staccato la testa con una sciabolata. Quindi niente di fatto, ho sognato per tantissimo tempo questa scacchiera, anche perché mi piace parecchio giocare a scacchi, so giocare a scacchi abbastanza bene, e quindi oggi ho finalmente coronato il mio sogno da collezionista potteriano ed ho qui tra le mani la mia bella scacchiera presa su MP, che adesso andiamo ad unboxare assieme. Possiamo togliere il cellophane e vediamo cosa contiene al suo interno. Ho davvero delle altissime aspettative, perché ho visto delle immagini e sembra davvero molto ben fatta. Togliamo questa e andiamo ad aprire la scatola, che intanto si presenta così, con la scacchiera tutta bella sistemata sul davanti. Qui abbiamo il nostro logo Noble Collection, dietro abbiamo il marchio Harry Potter, Warner Bros., quindi come al solito oggetto assolutamente certificato e originale. Ma bando alle ciance, andiamo ad aprire questa confezione, se mai ci riuscirò. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ecco qui, troviamo all'interno due sacchetti, uno nero e uno bianco. All'interno è molto semplice e troviamo una scritta che ci informa che al di sotto troviamo la nostra tavola da gioco. Quindi eccola qui ragazzi, tirata fuori dal suo incarto, anche questa è piegata in quattro come quella della Dama della Gringotts che vi ho mostrato qualche mese fa e che vi lascio sopra nelle schede qualora ve la foste persa. Ma adesso andiamo a vedere all'interno com'è la stampa, perché sono molto molto curioso e devo dire che sono pienamente soddisfatto. E adesso andiamo a dare un'occhiata ai pezzi contenuti nei sacchetti, perché sono molto curioso.
cominciamo tirando fuori un pedone. Eccolo qui, ragazzi, è davvero molto molto dettagliato e stampato davvero benissimo, e mettiamolo a confronto con quello della De Agostini. Questo è leggermente più rifinito e più grande, ma ha una cosa che io odiavo tremendamente, ragazzi. Ha una cosa che mi faceva saltare i nervi e che tuttora me li fanno saltare. Questo qui si rompe nel giro di mezzo secondo, perché è stato progettato in modo da esplodere al solo tocco, un po' come quelli dei film. Cosa apprezzabile da una parte, ma odiosissima dall'altra, perché era impossibile giocarci. Guardate, basta che io lo lasci, ecco qui, praticamente si rompe da solo. Non sta mai assieme. Bisogna semplicemente poggiarlo da una parte, guardarlo e non toccarlo. Era impossibile anche spolverarlo. Mentre questo qui, invece, è tutto intero ed io lo apprezzo decisamente di più. Ma andiamo a tirare fuori un altro pezzo. Eccolo qui, abbiamo il cavallo, il fante. Bene ragazzi, questo è il pezzo di Ron per eccellenza, e anche questo è molto molto simile. Questi qui sono dipinti leggermente meglio, mentre questi qua sono stampati semplicemente in plastica o grigia o nera. Ma io ripeto che apprezzo molto di più questi, perché addirittura in questo qui più costoso mi si è rotta la palla chiodata nel giro di 2 giorni. Lo ricordo benissimo, ragazzi, è stato un trauma, perché ci tenevo particolarmente a questi pezzi da ragazzino, e dopo averlo preso in mano 2 volte si è praticamente staccata da sola. Quindi questa è una di quelle cose che non vedevo l'ora di sostituire nella mia collezione, e finalmente ecco qui il mio nuovo cavallo bianco, e sono contentissimo anche di questo. Ecco qua la torre. Bene, io avevo anche la torre, anche in questo caso storia triste dietro questo pezzo, perché la spada si è rotta anche in questo caso subito e ho dovuto riattaccarla con l'attack, mentre in questo caso vedo che la spada è direttamente fusa con l'armatura, quindi questa qui naturalmente durerà molto di più e non si potrà mai staccare. Questi pezzi sono molto belli, non dico di no, ma erano davvero molto fragili. Anche in questo caso, guardate, ho appena preso questo in mano, ripasta la base a terra e questo qui si apre da solo come quell'altro. Quindi questi pezzi davvero molto belli ma ingiocabili. Mentre in questo caso direi che, nonostante siano stati ridotti leggermente di scala, ma mi sembrano molto più solidi e ci si può giocare, che già è tanta roba, visto che con quella secondo me era impossibile giocarci. Ecco che poi abbiamo l'alfiere, eccolo qui, molto carino anche questo, anche se sembra un po' il Papa in armatura, ma è esattamente come quello del film. Poi abbiamo anche la regina, eccola qui, esattamente come quella del film anche in questo caso, con la sua gonna, mi piace tantissimo. E poi dovremmo trovare anche il nostro re. Ed ecco qui anche il re, ragazzi, ho dovuto rigirare un po' nel sacchetto, non volevo tirarli fuori tutti, e devo dire che anche questo qui rispetta appieno quello del film, perché ha la sua spada gigante tra le gambe, che poi, come ricorderemo, è quella che cadrà a terra rumorosamente alla fine della partita dei nostri 3 amici. Quindi, ragazzi, ecco qui tutti i vari pezzi, ma adesso vi mostro velocemente anche quelli di colore nero, perché mi sembra doveroso. Ecco qui la nostra regina, il re, il pedone, la torre, il fante, che ragazzi devo dirvi è il mio pezzo preferito fin dall'inizio di questa scacchiera, e il papa, scusate, l'alfiere. E adesso ragazzi ecco qui la scacchiera completamente assemblata, sono davvero contentissimo, mi piace davvero tantissimo, non credevo fosse così grande, me la immaginavo molto più piccola, e sono davvero molto molto soddisfatto di questo acquisto e ve lo consiglio caldamente. La scacchiera è arrivata da poco su MP e quindi non so quanto durerà, visto che le cose arrivano, finiscono, vengono riassortite. Se siete interessati ragazzi trovate il link sotto in info box, trovate anche il codice sconto che vi ricordo video 2018 MP, 5 euro su 30 di spesa, e ragazzi davvero non posso fare altro che consigliarvela, e non vedo l'ora finalmente di poterci giocare, visto che l'ho sognato praticamente per 20 anni, perché avevo questi 4 pezzi scrausi a casa che bastava guardarli per romperli, e quindi finalmente ragazzi potrò farmi una bella partita agli scacchi magici con mio fratello e con qualche amico, perché non è così facile trovare qualcuno che sappia giocare a scacchi, ma nel caso sono ben disposto anche a fare da insegnante. Bene ragazzi, io vi ricordo che noi ci rivediamo martedì prossimo con un nuovo video potteriano, e giovedì prossimo con l'unboxing di queste Mystery Mini, che saranno anche in collaborazione
con un altro canale, ma ne saprete di più giovedì prossimo. Commentate sotto questo video, ragazzi, ditemi se avete questi scacchi magici, se vorrete comprarli, se vi piacerebbe averli, se li avete già presi, come vi sembrano, se avevate questi qui della D'Agostini, se anche i vostri facevano schifo e si sono rotti solamente guardandoli. E ragazzi, fatemi sapere anche se vi piacerebbe che io vi spiegassi le regole base degli scacchi in un video dedicato, dove magari utilizziamo questi qui di Harry Potter. Potrebbe essere un'idea che mi è venuta qui adesso in questo momento, quindi fatemi sapere sotto nei commenti se può interessarvi. Bene ragazzi, a questo punto vi ringrazio, vi do appuntamento la settimana prossima, mi raccomando lasciate un mi piace, condividete, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, attivate la campanella, seguitemi su Instagram, seguitemi anche su Telegram, dove abbiamo aperto questo gruppo davvero già abbastanza nutrito, dove si chiacchiera tutto il giorno. Trovate tutte le informazioni in info box, trovate anche tutte le mie liste dei desideri, trovate tutti gli articoli di MP più interessanti, c'è davvero di tutto, aprite l'info box perché trovate sempre tutto quello che può interessarvi. Bene, io a questo punto non posso fare altro che salutarvi e darvi appuntamento la settimana prossima. Ciao!